possibilità di stare affrontato dalle persone che stavano studiando, quindi avevamo immaginato di farlo da letto, di farlo insomma in posizione interna, però va bene così, cioè, l'importante è esserci e poter dire cose importanti e poter comunicare di iniziative deboli e che sicuramente avranno una ricaduta significativa sul nostro territorio. Intanto per iniziare devo, oltre che salutare e ringraziare tutti voi che siete presenti, però sia consentito salutare e ringraziare per la sua presenza non l'assessore regionale al welfare Salvatore Nello, ma l'amico Salvatore Nello, perché è una persona che è sempre molto vicina al nostro paese, è una persona con la quale c'è sempre stata amicizia e quindi io sono contenta di vederlo qui e di vederlo insomma collaborare insieme a me e insieme all'assessore Pascali per dare un contributo significativo alla crescita del nostro paese. Detto anche a Fabio Garantino, al Fabio Garantino che è oltre ad essere il sindaco del Comune di Martano, il presidente dell'ambito, e un grazie alla Maria Campea. Io ho conosciuto un po' di tempo fa e che è dirigente regionale della sezione di inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali della regione Puglia. Grazie anche ai rappresentanti dei sindacati presenti e alla dirigente Piera Rigoni, perché è sempre molto attenta alle iniziative che vengono fatte all'interno del comune. Allora, perché questo incontro? Lo dico in maniera rapida perché la parte più significativa la svilupperà dal punto di vista tecnico a Maria Candela, poi l'intervento diciamo, più politico che comunque ci sta tutto, visto l'iniziativa di cui parliamo, verrà lasciato all'assessore Nello. Allora, perché questo incontro? Perché finalmente forniamo informazioni rispetto ad una misura importante, ad una misura di sostegno e di contrasto soprattutto alla povertà, questo reddito da Ambon alla Regione Puglia, e che consente di superare quelle fragilità sociali, quelle difficoltà, insomma, delle difficoltà oggettive, a volte anche limitare nel tempo, ovviamente si parla di tempi lunghi, che però non consentono alle persone che le vivono di appunto affrontare una quotidianità e un'esistenza che sia accettabile per loro e per i loro numeri familiari. Questa misura, diciamo, dà la possibilità a beneficiare, quindi a chi ne avrà diritto, di avere di percepire da un minimo di 200 a un massimo di 600 euro, poi comunque diverrà dettagliato meglio, e al mese e per al massimo un anno, e si configura come un'indennità, che può essere un'indennità per una partecipazione a un tirocinio oppure a qualche altro progetto di sostenibilità che viene messo in campo. E qual è l'aspetto più importante e più significativo di tutto questo? Noi nel Comune di Vernera l'avevamo già sperimentato, mutuando poi l'esperienza di garanzia di cittadinanza della Regione Puglia, avevamo messo in piedi il progetto PISA, i patti per l'inclusione attiva, sociale attiva, che ci hanno consentito di instaurare un rapporto di collaborazione fruttuosa con i nostri concittadini, che hanno portato sicuramente a una crescita decisiva. Ma anche una crescita da parte dell'amministrazione che ha fatto una scelta importante.
almeno su questo bisogna, come dire, trovare un punto di equilibrio, e su questo devo dire che si è trovato, perché tutti i consiglieri hanno rinunciato a gestione di presenza alle sedute del consiglio, e la giunta si è ridotta l'indennità sia la sindaca che gli assessori, e per cui con queste risorse abbiamo messo in campo questi progetti, questo progetto PISA, che è stato sperimentato l'anno scorso, ha portato i suoi frutti, così dice, e quindi stiamo riproponendo già in quest'anno, sono in corso. In questo senso mi sento di dire grazie alle persone che stanno partecipando a questi progetti, perché la fatica di un'amministrazione, non parlo soltanto della mia, parlo delle amministrazioni in genere, è tanta, e se oggi forse vediamo il nostro paese un po' più pulito, un po' più bello, basta passare dalla scuola materna, abbiamo iniziato l'anno scorso a rinteggiare per i bambini, perché è bello che devono imparare, se il paese diventa più bello grazie proprio a queste persone, che sperimentano questo bellissimo rapporto di collaborazione in cui una persona che ha delle difficoltà non è una persona né che si deve mettere immagini, né che nessuno ha diritto a mettere immagini. È una persona che probabilmente deve essere accompagnata, deve essere supportata, e in questo senso questa importantissima iniziativa della Regione Puglia che restituisce dignità alla gente. Ieri parlavamo con il procuratore Cataldo Motta, il dottore Motta, e in un passaggio io dicevo la Costituzione non è attuata pienamente, perché il lavoro è un diritto, è un diritto per tutti, e quando c'è qualcuno che non lavora, quel qualcuno perde dignità, perché una persona che non riesce a dare risposte al proprio nucleo familiare, ai propri figli, e incrociare lo sguardo di figli che non hanno le stesse opportunità rispetto agli altri, credo che sia mortificante. Quindi, ecco, questo è un caso, è una bella situazione in cui le istituzioni, ma non soltanto il privato, le associazioni, la scuola, il privato sociale, ma anche il volontariato, tutti, nessuno escluso, siamo in campo per cercare di fare il nostro meglio perché queste persone siano orgogliose di vivere nel paese in cui vivono, e perché queste persone siano utili alla loro comunità, perché queste persone abbiano a diritto un posto all'interno del proprio paese che molto spesso è stato legato non per loro volontà, ma perché a volte la vita è strana, no? Forse dà a troppi, anzi a pochi dà troppo e a molti dà poco. E credo che le istituzioni abbiano il dovere e il compito di ridistribuire ricchezza, dare la possibilità alle persone di vivere dignitosamente. Questa è la mia preoccupazione principale, lo voglio fare nel rispetto, lo vogliamo fare nel rispetto delle regole. E quindi è importante fare quasi il porta a porta, nel senso che nonostante questa misura sia in campo già da fine luglio, perché la Regione Puglia ha anticipato il tempo in cui si potevano fare le domande, all'interno dell'ambito di Martano, nonostante le iniziative che sono state fatte, manifesti, il comune si è adoperato noi abbiamo utilizzato molto i social, e abbiamo chiamato le persone che già sono percettori di alcune agevolazioni e quindi hanno le condizioni per poter accedere al RED, ecco, nonostante tutto abbiamo pochissime domande che sono arrivate alla Commissione. Cosa significa? Che non c'è bisogno? No, almeno non è così. Se fosse così probabilmente oggi gioirei di questa cosa, direi che non abbiamo bisogno di comunicare questo tipo di iniziativa. Probabilmente queste persone devono essere supportate anche nella conoscenza degli strumenti
utilizzare per poter avere un ritorno per il proprio nucleo familiare. Allora, chi è presente, le assistenze sociali che non mancano mai quando si tratta appunto di fare questo tipo di incontro, ma le stesse persone che sono qui, che sono di Calimera, ecco, facciano questo cantando, contattino gli amici, contattino i conoscenti e dicano che oggi c'è un'opportunità in più che si può sfruttare, perché quante più persone riusciremo a contattare, quante più persone riusciranno a fare la domanda e a percepire questo sostegno, tanto più noi dovremo concentrarci su quella fascia che magari sarà un po' più residuale, ma che avrà bisogno dell'attenzione e della cura da parte dell'amministrazione. Grazie. Una scaletta o... No, un po' magari seguendo solamente... Così come siamo seduti. Io diciamo avevamo previsto che fossero i due saluti introduttivi, quello dei sindaci e poi a seguire... Allora, il sindaco di Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Ringrazio l'amministrazione comunale di Calimera che ha deciso di... 3 di agosto di cominciare il giro di tutti i comuni dell'ambito, dei 10 comuni, per pubblicizzare, per promuovere il REND. E saluto ovviamente l'assessore Negro che ha scelto di stare con noi questa sera, la dottoressa Candela. Non è un momento facile sicuramente per la nostra economia e il REND in un certo senso può dare un aiuto a chi sta vivendo un momento di difficoltà. Prima del REND, prima dei cantieri di cittadinanza, da spettatore, da attore poi della vita politica nel territorio, mi sono sempre chiesto insieme a tanti come fare per affrontare un tema, quello della povertà e quello anche del lavoro e anche il tema della perdita temporanea del lavoro, mantenendo alto una parola che è la dignità. Perché molte volte anche l'idea del sussidio, anche l'idea del lavoro civico, tante misure che negli anni tante amministrazioni hanno messo in campo sono state a volte anche mal interpretate dai percettori di questi sussidi o da chi ha rinunciato per una questione di dignità a questi sussidi, proprio perché si creava un conflitto interno tra il dire percepisco un sussidio ma non faccio nulla per la comunità, oppure se faccio qualcosa dall'oggi al domani per la comunità perché sto ricevendo un sussidio, quindi questo mi crea un disagio nel rapportarmi con gli altri. Bene, io credo che questo tipo di dibattito sia stato anche alla base della nascita di questa misura del REND, perché quello che si cerca di sottolineare è chiunque va sulla pagina del REND, la pagina internet che riguarda il reddito di dignità pugliese, può scaricare il primo file che dice cos'è il REND e sottolineano i redattori di questo testo che non c'è un chi dà e un chi riceve. Io credo che questa sia la sintesi di questa misura, cioè qui non si tratta né di dare qualcosa né di ricevere, si tratta di fare comunità. Noi con le nostre politiche a livello comunale e quando ci interfacciamo con la regione, con gli enti superiori, cerchiamo sempre di promuovere delle politiche sia nel campo del turismo, sia nel campo dell'agricoltura, sia nel campo del lavoro in generale, delle politiche che non siano semplici do-to-des, ma siano politiche che fanno comunità, che fanno diventare Calimera una comunità, Martano una comunità, eccetera. Ecco, io credo che
con questa misura l'assessorato abbia voluto proprio metterci nelle condizioni di non dare questa impressione negativa del sussidio, ma di far capire che c'è un'opportunità di inclusione, di reimmissione nel mondo in senso lato del lavoro. Sono convinto che molti attori del territorio dovrebbero agire e presentare dei progetti. Un altro aspetto appunto che mi è interessato è stato proprio quello riguardante i soggetti ospitanti, che voglio leggere così come un elenco per trasmettere a chi oggi è presente, gli operatori del servizio sociale, chi poi si dovrà interfacciare con gli utenti, che i soggetti sono tantissimi. Sono soggetti pubblici, sono soggetti privati e sono progetti anche di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali. Quindi comuni singoli, comuni associati, enti di aggregato, province, aziende di servizi alla persona, istituti scolastici pubblici, associazioni tra soggetti pubblici, aziende del servizio sanitario regionale, questo solo per parlare dei soggetti pubblici, oppure le organizzazioni del terzo settore, andiamo sui soggetti privati, o le società cooperative, le fondazioni di diritto privato, gli enti religiosi. Ecco, questo per dire che il processo che è iniziato con i cantieri di cittadinanza, che nel nostro territorio hanno avuto e stanno avendo, perché sono ancora in corso, un piccolo successo, lo stiamo vedendo nei nostri comuni, possono avere con il reddito tutti i soggetti, possono avere un ritorno enorme. Un monito ovviamente che facciamo e che faccio come amministratore agli altri amministratori oltre che a me stesso è che noi non dobbiamo pensare di risolvere i nostri problemi con il RED, ma dobbiamo pensare che con il RED possiamo includere alcuni soggetti che oggi si sentono e si trovano tagliati fuori dai processi produttivi, anche dai processi produttivi più elementari. Come ambito l'obiettivo è quello di fare un progetto unico che riguardi sia, diciamo, un decorrubato, sia il supporto amministrativo e in generale un aiuto alle pubbliche amministrazioni. Questo è quello che abbiamo pensato, cioè a grandi linee, molto semplice ma anche molto immediato, ed è un progetto che stiamo redigendo come anno. L'invito è di pubblicizzare, ma è anche di spiegare la misura a tutti coloro che sappiamo che in questo momento hanno bisogno di un aiuto, di una mano e di vedere la luce. Grazie. Comprendo io il, diciamo, l'intervento della politica, proprio due sindaci, poi la dottoressa Candela, il Serena Pascal faranno invece daranno un dettaglio tecnico della misura che la regione ha messo in campo. Comprendo io, dicevo, lo faccio con grande piacere, oltre al piacere di essere qui in questa città che dove vivono tanti amici, oltre all'amicizia che mi lega al vostro sindaco Francesca, no, che anche ricordi impegni giovanili del mio partito, che ha visto a Calimera con dei personaggi importanti, che oggi purtroppo non c'è più, di quello che è stato uno dei grandi partiti quando si faceva politica, quindi era molto illustrato, Partito Comunista, Partito Socialista, eccetera, gli altri. Oggi è me, non ci sono sulla scena,
E io penso che non soltanto la nostalgia di chi è a tant'anni sulla Breccia, ma io penso invece che una riflessione attenta da parte dei cittadini va fatta. E lo faccio in occasione di questi incontri, perché guardate, io ho l'apprezzamento che faccio subito della sintonia piena che c'è sui vari livelli istituzionali, regione e comune. L'intervento fatto dai due sindaci che mi hanno preceduto era praticamente, loro hanno detto quello che avrei detto io, ovviamente non mi ripeterò, hanno in sintonia con la regione compreso la natura di questo provvedimento, che come veniva ricordato prima non è un provvedimento di un sussidio, di una quasi elemosina come si faceva in passato, quando in occasione di Natale o magari Pasqua le famiglie maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico chiedevano al comune gli assessori e ricevevano l'erogazione di qualche centinaio di, o qualche decina di migliaia di euro di lire, fondere in lire, e poi qualche decina di euro. No, questa è una misura che salvaguarda soprattutto la dignità delle persone. È un corrispettivo, è un'indennità, chiamatela come volete, è un sussidio che si dà a fronte di una prestazione. Quindi il cittadino può benissimo a testa alta partecipare a questi progetti, anche con l'obiettivo e l'auspicio che noi ci facciamo soprattutto, di andare ben oltre quelle 600 euro che a seconda del nucleo familiare, come aveva ricordato prima da Francesca, si arriva, si parte da 280 euro e si arriva a 600 euro. Al di là delle 600 euro, voglio dire, e invece l'auspicio quello di vedere tante persone di questi che parteciperanno ai progetti a ritornare ad essere inclusi nella società, nel mondo del lavoro. Questo è l'auspicio e l'obiettivo che noi ci prefiggiamo. Sappiamo che è una battaglia dura, non sarà facile, ma sappiamo pure, ecco perché l'appello e la soddisfazione di avere tutti insieme, in prima gli amministratori, ma stiamo vedendo anche a partecipare con noi il mondo sindacale, i CAF, gli arbitri, tutto il terzo settore, la Confindustria, Confcommercio, cioè le proposte ci stanno arrivando da vari settori che compongono la nostra società, e questo ci incoraggia nella certezza, dicevo prima, che la regione, noi gli assessori, il presidente, non abbiamo la bacchetta magica, non siamo portatori della verità assoluta, noi invece siamo delle persone che, grazie anche all'intuito del presidente Emiliano, quello di costruire un programma, voi ricorderete l'anno scorso, le cosiddette sale del programma, costruire un programma quindi dal basso, andando a collocare con la gente, noi lasciandolo dire, non per tono polemico, ma per un modo anche di vivere, di fare la politica. Noi non siamo per quelli che si mettono accanto o stanno dietro il computer e cliccano e dialogano in questo modo. Noi siamo le persone che ci piace incontrare singolarmente, a decine, a centinaia, non ha importanza, ma ci piace incontrare le persone vere, vive, guardare negli occhi, guardare, capire dall'espressione dei loro volti se stiamo andando nella direzione giusta o se stiamo sbagliando. E non ci sottraiamo le critiche, anche dure. Noi le consideriamo tutte azioni di partecipazione attiva, azioni che possono migliorare noi e quindi il governo di questa bellissima regione, nostra regione. Dimenticavo, sindaco, porto il saluto del collega Sebastiano Leo, che
noi siamo più o meno quasi sempre insieme, non solo per la previsto per Palimera, ma a un certo punto spesso anzi avviene che dobbiamo dividerci per garantire presenza. Questa sera lui in questo momento è a San Donaci, quindi farà lui la strada maggiore, anche perché poi essendo più grande decido anche, mi sono fatto più grande di uno, prima io poi, a parte le battute c'è una piena sensazione di amicizia veramente forte che quando che diciamo con piena appunto condivisione abbiamo scelto. Io sono qui con piacere, lui è andato a San Donaci, quindi vi saluto comunque, ritenendolo comunque presente. Ora dicevo l'essenza e la modalità di questo provvedimento. Questo provvedimento parte nella iter dell'anno scorso della formazione del programma, perché in quelle occasioni il Presidente e gli altri candidati con noi ci siamo accorti, sapevamo già del problema di questa tragedia della povertà che colpisce molte famiglie della nostra regione, ma incontrando, facendo questi incontri spesso diciamo, a margine di questi incontri molto partecipati, le persone che sono avvicinate e ci hanno fatto capire che questo dramma va al di là delle nostre stesse diciamo impressioni, disoccupazione. Io non voglio sembrare come dire così pessimista, però di fronte a quello che leggiamo sulle pagine dei giornali importanti nazionali, del PIL che cresce qualche 0,1, della disoccupazione che diminuisce qualche 0,1, della economia di questa ripresina, io penso a noi, penso alla regione, noi pensiamo alla Puglia, pensiamo ai nostri vicini di casa, pensiamo ai nostri concittadini e devo dire, cari sindaci, penso che l'impressione non solo non migliorano le cose, ma peggiorano. Peggiorano perché nel momento in cui i nostri figli, che sono all'università e nel periodo scolastico o universitario, diciamo così, ci danno forse meno problemi, i problemi ci ridanno maggiormente quando finiscono. E al di là del punteggio conseguito con 110 euro o con qualcosa di meno, la prospettiva oggi è purtroppo della disoccupazione. E quindi io perciò non siamo particolarmente allarmati, perché come ogni anno che passa, ogni ciclo universitario che termina o di diploma di scuola media superiore si emette, si aumenta così, la platea della disoccupazione. Questo io penso che al di là dei numeri che possono essere scritti o delle previsioni che vengono fatte, la realtà è questa, perché aziende nuove non ne vediamo pace. Quindi nuove opportunità di lavoro nelle nostre comunità, nelle quali ci conosciamo tutti, non c'è bisogno di scrivere o di leggere peso conto. Quindi il dramma c'è. E certamente questa misura non si rivolge a quei giovani o diciamo può essere risolutiva dei loro problemi. Stiamo tentando, anche con quell'altra misura del governo regionale messo in campo con i PIN, con i pugliesi innovativi, di dare appunto un incentivo, cercare di far sviluppare ai nostri giovani una iniziativa di impresa. Daremo voi questa norma, penso la vedrete, vediamo un contributo al fondo del duro, è un contributo in conto servizi per la prestazione, diciamo, sostegno di servizi, e cercare di sostenere questi nostri giovani che la rabbia che spesso ci prende, perché con i nostri figli se vanno al nord si fanno rispettare, perché a nord non sono gli ultimi, anzi spesso in tutti i campi, comunque noi ci muoviamo, scopriamo che la parte migliore forse le eccellenze sono proprio meridionali e pugliesi. E questa diciamo
è la rabbia che ci traglia di più di fronte a questa difficoltà che c'è. Quindi questa è la, diciamo, l'essenza politica della misura del reddito, quella di rispettare la dignità delle persone e cercare attraverso questo sostegno di spingere queste persone fuori da quella pratica di povertà, di disoccupazione estrema che c'è nella nostra regione. Io penso che la mobilitazione messa in campo e l'aiuto che ci stanno fornendo tante persone, tutte le istituzioni, qualche risultato dovrà avere il futuro. Pensate che per la prima volta una regione, io non so fare i primi della classe, poi sono stati la prima regione d'Italia a fare questa misura e soprattutto a una dotazione finanziaria che non è uguale, 110 milioni di euro all'anno, ed è questa misura programmata per i prossimi 5 anni, quindi non è una misura che finisce una tanto, ma uno sforzo in mare che il governo nazionale con bilancio proprio non riesce o non è riuscito almeno fino ad ora a mettere in campo. Voi pensate che questo è un dettaglio di cui noi andiamo orgogliosi, unendo insieme sia la sostegno di funzione attiva, la misura nazionale, quella regionale, si può avere nel caso di componenti di nucleo familiare di un componente 280 euro al mese e sono 80 assicurati dal governo e 200 della regione pubblica. Vedete che proporzione. Anche nel caso delle 600 euro sono 200 non 5840, 480, 400, scusate la matematica stasera, eppure è un bravo a scuola, ma è da il periodo, quindi 400, questi numeri, sti cifre, 400 ne mette il governo nazionale e 200 ulteriori ne aggiunge la regione pubblica, quindi la regione è in proporzione al governo nazionale, diciamo, è tantissimo lo sforzo che sta facendo. Ma di questo sforzo ovviamente io mi approfitto ancora una volta a ringraziare la struttura del mio assessorato, il welfare, qui rappresentato da Serenella Pascale e dalla dirigente Anna Maria Candela. Mi ringrazio ancora una volta per il lavoro che hanno fatto e che stanno continuando a fare, così come la struttura dell'assessorato al lavoro, alla formazione e al gabinetto del Presidente, che abbiamo dovuto mettere in campo queste nostre eccellenze della burocrazia regionale per poter mettere in campo la legge e il regolamento, che non è stata cosa facile. Le ringraziamo anche perché siamo la prima regione e quindi adesso sono le altre regioni che stanno copiando la nostra legge e il nostro regolamento. Ma questo lo dico soltanto per evidenziare, a volte si dice che la pubblica amministrazione c'ha tanti problemi, la pubblica amministrazione problemi ci sono, noi non ce ne ascoltiamo, però ci sono anche le eccellenze, in questo caso la Regione Puglia, grazie ai suoi dirigenti, ai suoi funzionari, ha saputo mettere in campo prima degli altri e più del governo nazionale e meglio del governo nazionale questo provvedimento che va in favore delle persone che oggi hanno più bisogno di noi. Io finisco con un appello. L'appello che faccio è stato già, come dire, anticipato pure questo al sindaco, a dimostrazione della perfetta sintonia. Non ci siamo sentiti stamattina, mi confermate, ben poco fa, quindi per solo è una sintonia piena di che abbiamo sul modo di voce che non fanno le persone e sul modo di governare. Parte qua l'appello. L'appello è che voi possiate questa sera, andando
nelle vostre case, domani, nei prossimi giorni, essere cassa di risonanza verso delle persone che ne hanno bisogno. Perché mi capita sempre in questi mesi di turno per la regione che stiamo facendo, vedo i visi, vedo nell'espressione di chi ci ascolta, non c'è in chi ci ascolta la presenza di quelle persone che hanno bisogno, o ne stiamo bisogno. Spesso, o se ci sono, sono in pochi. Spesso ecco, queste persone non conoscono neanche il provvedimento. E la affermazione fatta dal sindaco, che a Calimera ancora domande ci sono pochi, era di loro. Nell'ambito di Martaggio ce ne sono poche e la riprovo, perché queste persone magari non sanno che esiste la misura, non conoscono i tempi per le domande, non hanno facilità di accesso con il computer, perché la domanda, come sapete, si fa tutto online, quindi verrà anche per una questione di trasparenza. Ci sarà questa piattaforma informatica che è in grado in ogni momento di consentire un controllo, perché è stata avviata una persona invece di un'altra. E poi forse anche una preoccupazione che bisogna subito, diciamo così, cancellare, che per poter accedere bisogna chiedere aiuto e bisogna pagare. Niente di tutto questo. Ecco, questo è un appello che vi faccio. Quando di fronte alle persone, che voi sicuramente conoscerete, vicine di casa, conoscete, che sono in difficoltà, esortatevi a fare le istanze. Tranquillizzate loro che non bisogna pagare neanche mezzo centesimo, perché tutto il sostegno è garantito dalla regione e i CAF, chi deve dare una mano alla presentazione delle domande, è la regione che provvede a dimezzare questo. Quindi al cittadino è stato di bisogno, non deve essere chiesto nulla. Va all'ambito, va al comune, va al CAF e si fa sostenere per redigere l'istanza, redigere la domanda. Questo per favore, ecco, ve lo chiediamo, fatelo veicolare. Perché noi abbiamo bisogno, poi in questo momento saremo alla linea intorno agli 8.000. 7.300 domande presentate, 8.000 in lavorazione. E quindi noi stiamo intorno a, avete sentito i numeri, 8.000, 7.300 domande lavorate. Noi abbiamo la grandezza, la possibilità di soddisfare veloce 20.000 domande. Quindi cerchiamo di spingere queste persone, anche diciamo nel loro interesse soprattutto, a fare l'istanza, perché ci sono le risorse economiche per venire incontro a 20.000 famiglie. E 20.000 famiglie non sono poi un numero da trascurare. Per all'anno, quindi nei 5 anni, possiamo raggiungere 100.000 famiglie. Che è poi un numero delle famiglie che, secondo i dati che ci consegnano gli studiosi, sono in assoluta povertà oggi nella nostra regione. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Allora, io il compito, diciamo, che risulta da questo intervento, cioè quello di illustrare dal punto di vista degli strumenti e dei criteri di accesso la misura di dignità. Semplicità di Maria, sì. Siamo d'accordo anche per l'alimento che lo vorrei. Alla sintesi, nella introduzione io propongo che lei faccia l'introduzione proprio perché vedo che ci sono tecnici, diciamo, sono assistenti sociali. Diciamo, addetti ai lavori. Allora, se avete domande, approfittate della presenza. Allora, se volete iniziare anche un attimo prima, nel senso che se ci sono già delle domande e volete farle, io le intercetto mentre illustro la misura. Ditemi voi. Forse è un istruzionale. Allora, va bene. Allora, per diciamo, semplicità e per trovare
sono peraltro tre gli strumenti e le procedure che abbiamo avviato e stiamo avviando. Una riguarda i cittadini ed è quella su cui di più sono andati l'assessore, i sindaci che hanno introdotto questo incontro. I cittadini possono presentare domande, lo possono fare già dal 26 luglio, lo fanno senza scadenza, nel senso che la procedura è una procedura aperta e a sportello, fino a quando ci sono le risorse si può presentare domanda. E siccome avete capito che questa è una misura anche molto concreta, cioè non è una sperimentazione per cui ci sono 4 milioni, possiamo al massimo finanziare 1000 cantieri di cittadinanza, come è successo l'anno scorso, a fronte di 7000 domande possiamo dare una risposta molto limitata. No, in questo caso abbiamo risorse molto ampie, non sufficienti a coprire la domanda teorica di tutte le persone che si trovano in una condizione di povertà. Perché dico domanda teorica? Perché poi queste persone devono presentare domanda. E non è così scontato che tutte le persone che sono in condizione di povertà oggi, o di fragilità economica meglio, presentino domanda. Per tante ragioni, uno perché potrebbero stare a fare altro e non avere assolutamente convenienza ad entrare in un percorso di inclusione sociale attiva. Due, non conoscono la misura, non conoscono questa opportunità. Tre, la conoscono ma, come tra virgolette, si vergognano. Ora, se negli ultimi due casi il ruolo che la filiera pubblica, ma anche la filiera privata, quindi non soltanto le amministrazioni regionali e locali, ma anche tutta la filiera dei, per esempio delle, dei CAP, ma delle imprese, delle organizzazioni del terzo settore e così via, hanno un ruolo fondamentale, perché tutti quanti noi, nei diversi modi che svolgiamo quotidianamente, intercettiamo persone che sono in difficoltà. Come posso dire, sarà una nostra responsabilità quella di non essere riusciti a far passare questa informazione e ad informare di questa opportunità al maggior numero di persone possibili. Poi è ovvio che, ripeto, potrebbero esserci delle persone che non trovano conveniente entrare all'interno di questa misura. Siamo anche, diciamo, in una regione del Mezzogiorno e la piaga del lavoro sommerso e del lavoro irregolare tante volte, diciamo, è dura da vincere. Perché dico che è una piaga? Perché è vero che, diciamo, in qualche modo garantisce un minimo sostentamento a tanti nuclei familiari, ma dall'altro lato significa tenere le persone ai margini, tenere le persone fuori dai processi economici, dai processi produttivi, dalla possibilità di reinventarsi, di apprendere un nuovo lavoro o di consolidarsi nelle competenze dei lavori e nei lavori già fatti. Perché la sfida vera, direi, non è solo, che non è poco, quella di assicurare un sostegno economico il più possibile dignitoso a quella persona e al suo nucleo familiare, ma è quella di metterla nel circuito, lo dicevano prima gli altri relatori, di mettere in un circuito, rompere l'isolamento, perché quando c'è una situazione di assenza di lavoro e di assenza di reddito, i problemi principali derivano dall'isolamento, non solo dal fatto che non riesco a fare la spesa, diciamo un po' in altro discorso, e rompere l'isolamento non è una cosa semplice, paradossalmente è più facile andare al comune e chiedere un contributo sporadico, occasionale, eccetera, per affrontare quella difficoltà in quel momento, che non essere coinvolti in un percorso che consente alle persone di rimettersi in gioco e di rimettersi in gioco in modo attivo. Quando, lo ricordava il sindaco di Marcato, presidente dell'ambito territoriale, quando diciamo, si dice non c'è qualcuno che dà e qualcuno che riceve, e quando la giunta, il presidente, l'assessore hanno scelto come nome questa misura, quella di reddito di dignità, l'hanno scelta proprio per evidenziare il fatto che questa volta non si parla di una misura assistenzialistica, e devo dire che nasce in questa forma anche la misura nazionale, che contribuisce in modo significativo, anche se non esclusivo, in Puglia al finanziamento del REDD. Il sostegno per l'inclusione attiva è sia, ne sentirete parlare nei prossimi giorni, quindi io ve la cito, perché diciamo sta partendo contemporaneamente anche la campagna di comunicazione nazionale. Il sia è proprio, diciamo, una misura che vuole essere espressa, diciamo, per dichiarata passione da parte anche del collega, del direttore generale
della direzione politica e sociale del Ministero si è molto ispirata alla misura regionale del Pugliese. Questa è una misura che vuole associare al sistema economico un percorso di inclusione sociale attiva che è fatto di opportunità di tirocinio per progetti di sussidiarietà, opportunità di inserimento e servizi alla persona, perché tutte le volte che c'è una donna sola con figli che non riesce a trovare lavoro, il tema non è soltanto avvicinare al mondo del lavoro, il tema è anche quale misura di conciliazione ti do, dove sta il figlio mentre tu provi a reinventarti e a entrare e rientrare nel percorso produttivo, dove sta tuo figlio, dove sta tuo padre anziano, tua madre anziana, eccetera eccetera. Allora è evidente che da solo il sostegno economico e da sola l'opportunità di inserimento non potrebbero nulla se non ci fosse anche quando necessaria la misura di formazione e se non ci fossero anche quando necessarie le misure di inserimento socio-lavorativo. Quante volte, in modo anche retorico, fatemelo dire, si continua a parlare di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica piuttosto che motoria, eccetera, fisico-sensoriale, eccetera. Ho capito, ma un conto è costruire dei percorsi, un conto è chiedersi tutto quello che serve per la persona con disabilità per abbattere delle barriere, quasi sempre non dipendenti dalla persona ma dal mondo esterno che ha creato un contesto pieno di barriere. Allora come si fa? Se la persona è sola, serve l'interprete LIS, serve avere un tutor, cioè un accompagnatore all'interno del mondo produttivo, bene, questi sono i servizi alla persona che sono necessari per accompagnare il percorso. Dicevo che la misura è una misura con un bando a sportello già attivo, abbiamo scelto di anticipare il governo nazionale, sapete che qualcuno di voi già sa, ci sono degli addetti ai lavori in sala, già sa che la misura nazionale ufficialmente parte il 2 settembre, la misura regionale che ha inglobato SIDA, quindi lo ha assorbito per estendere sia la platea che gli importi economici riconosciuti, la misura nazionale è partita il 26 luglio con l'obiettivo di preparare il territorio e queste 7.300 domande sono molto incoraggianti, intanto perché sono arrivate nelle 3 settimane, dal 26 luglio a Ferragosto, e non era per nulla scontato, ma sono molto incoraggianti perché su queste 7.300 domande c'è una rete di 2.000 sportelli di calcio che si sta addestrando, sta potenziando la sua capacità di accoglienza delle domande anche di formazione dei cittadini e la capacità di assistenza per la presentazione delle domande. Poi voglio dire che oltre il 30% delle domande è stato presentato dai cittadini in piena autonomia e questo è particolarmente importante perché dice intanto che la presentazione della domanda è piuttosto semplice, la piattaforma regionale è molto, diciamo, gli addetti ai lavori dicono user friendly, cioè molto amichevole dell'uso, è molto semplice, peraltro abbiamo una popolazione che sempre più è vicina all'uso di strumenti oltre che i social, all'uso di strumenti informatici semplici, quando questo non è possibile ovviamente c'è il supporto dei CAF. La dinamica delle domande è una dinamica incoraggiante da questo punto di vista, preoccupante da un altro punto di vista, quale? Quello della distribuzione territoriale. Dal monitoraggio che abbiamo tirato la linea ieri mattina, dal monitoraggio che abbiamo fatto, e mi fa piacere dirlo in questo territorio, viene fuori che nelle città grandi, ma anche nei comuni medi, la Puglia è una regione particolare da questo punto di vista, tanti comuni sopra i 25, i 30.000 abitanti, beh, i comuni più grandi si stanno muovendo in modo più massiccio, cioè il numero di domande che arriva, in termini relativi rispetto alla popolazione ovviamente, se no non potremmo fare il confronto, è significativamente più alto. E a me preoccupa che ci sia ancora questa differenza molto forte rispetto agli ambiti composti da piccoli comuni, perché il rischio è che poi le città medio grandi assorbano più risorse, togliendo evidentemente ai piccoli comuni. Quindi il monitoraggio e anche le azioni di comunicazione che abbiamo preso proprio da ieri a fare su tutto il territorio, e tra poco ci sarà anche una campagna
orientato alla seconda linea di attività per formulare manifestazioni di interesse. Che cosa sono? Sono la disponibilità a ospitare i tirocini, la disponibilità a attivare progetti di sussidiarietà per appunto accogliere persone che beneficiano del reddito di dignità, e si può beneficiare del reddito di dignità solo se all'interno del presentato viene indicato anche un percorso di inserimento, e di, che non è necessariamente inserimento lavorativo, ma appunto di riattivazione all'interno della comunità. Anche qui vi sono ambiti territoriali in cui sia i comuni che le imprese hanno già presentato moltissimi progetti, moltissimi, no? E ci sono ambiti territoriali, qui lo segnalo, anche se appunto sentivo che l'ambito sta lavorando per un progetto complessivo, ambiti territoriali come quello di Martano, in cui non c'è ancora nessuna associazione, nessuna impresa, nessuna organizzazione del terzo settore nel senso più ampio, che ha presentato progetti di sussidiarietà o progetti di attivazione. È molto importante che vengano presentati anche in tempi rapidi, perché da un lato sono un'opportunità netta per l'organizzazione che accoglie per 12 mesi e non in modo occasionale per un mese o due, ma per 12 mesi l'impresa, l'associazione, la parrocchia, eccetera, ha a disposizione persone che svolgono delle attività all'interno di quel contesto. Certo, loro hanno un obiettivo che è quello di imparare, apprendere, di riconnettersi col mondo produttivo, ma dall'altro lato l'impresa e l'organizzazione guadagnano, molto termine in questo caso, guadagnano, come posso dire, disponibilità, intelligenza, braccia, impegno all'interno della loro organizzazione, che ha un valore e ha un ritorno, diciamo, come posso dire, anche qui esprimibile in termini economici. È assolutamente necessario che la disponibilità da parte delle imprese e dei comuni cresca. I comuni da questo punto di vista possono guadagnare tantissimo nella attivazione di progetti del genere. Quanta difficoltà si ha non ad assumere persone, perché attenzione, i tirocini diretti non possono sostituire forza lavoro, però possono sperimentare, attivare servizi nuovi. Ci sono tantissimi esempi da questo punto di vista, sicuramente quello della manutenzione del patrimonio, manutenzione non nel senso edilizio pesante, straordinario, ma manutenzione nel senso di cura del patrimonio pubblico, dai giardini all'arredo urbano, ma anche, come posso dire, cura del tessuto connettivo delle comunità, che è fatto dal supporto per tutte quelle persone anziane sole, per le quali anche fare la spesa tutti i giorni è un problema, anche capire come si differenzia la produzione di rifiuti, diciamo, il proprio rifiuto come deve essere differenziato correttamente, è un problema, che non è una cosa, diciamo, che tutti imparano dalla sera alla mattina.
presenza in Umbria, in Europa, per il territorio rurale di questo territorio, non solo perché diciamo leggete ancora in questi giorni della estensione del fenomeno di disseccamento degli alberi di ulivo. Non diciamo nessuno di noi, ma sicuramente non io, non è io nella discussione su quale si trova nel confronto alle scuole di pensiero per quale sia la causa principale di questo fenomeno, e però è chiaro che una maggiore attenzione, una maggiore cura al territorio rurale, spesso in condizioni di abbandono, consentirebbe, se non di curare, di prevenire la diffusione, di prevenire l'aggravamento di questo fenomeno. Allora i comuni direttamente impegnati in un'azione di sensibilizzazione, di prevenzione, di cura, di manutenzione ordinaria anche del territorio rurale possono farlo anche attraverso questi tirocini. Ma aggiungo ancora esempi: nell'ambito dei servizi alla persona si può fare assistenza domiciliare, appunto, oppure si può fare assistenza domiciliare e guardare alle ulteriori esigenze che quelle persone hanno e che non possono essere come le persone assistite, le persone anziane, già non hanno sufficienti anni e che non sono soddisfatti soltanto con un'ora al giorno di OSS piuttosto che di assistente sociale. C'è un'attività di compagnia, di disbrigo pratico, di accompagnamento a fare, di accompagnamento a rientrare nella comunità, a partecipare in luoghi comunitari, alla piazza, eccetera, che richiede tempo e disponibilità. Bene, dall'altro lato ci sono persone che hanno tempo e disponibilità per rimettersi in gioco. Quando riuniamo queste risorse e queste energie? Questo è il senso di REG, e quando si dice non c'è qualcuno che dà, qualcuno che riceve in modo passivo, ma c'è una commissione di interessi nel senso positivo, quindi al rialzo, questo vogliamo dire. Gli esempi che ho fatto spero siano applicativi in questo senso. Quindi c'è bisogno di spingere per informare i cittadini, per sostenere la presentazione delle domande, ma dall'altro lato anche per apprezzare il territorio, ospitare questi cittadini beneficiari diretti, per darvi un'idea, diciamo, in questo territorio, vista la dimensione demografica dell'ambito territoriale, ci potrebbe arrivare fino a 200-300 persone, quindi 200-300 nuclei familiari beneficiari di REG. Oggi, per darvi diciamo, un dato così piccolino, avanzato, se volete, c'è un numero di domande che non supera i 40-42 unità. Significa che c'è un potenziale di fuoco da poter esprimere su questo territorio per raccogliere l'opportunità. Fatto credo che sia l'interesse di questo territorio, considerato che noi a livello regionale abbiamo l'interesse che tutte le risorse vengano utilizzate, questo è vero, però ci dispiacerebbe se con l'obiettivo di utilizzare tutte quante le risorse, dall'altro lato poi però dovessimo assistere ad una concentrazione di opportunità in alcuni territori piuttosto che in altri. Tenete conto che i requisiti di accesso non sono requisiti che favoriscono le grandi città, i grandi piccoli comuni, favoriscono il nord della Puglia rispetto al Salento o che altro, sono requisiti rispetto ai quali l'intero territorio regionale ha delle grandissime esigenze. I 6.000 carichi familiari, quindi un maggior numero di figli per esempio, anche se non è un requisito esclusivo, in questo senso abbiamo allargato la platea, la misura nazionale era accessibile esclusivamente per famiglie con figli minori, la Puglia vorrebbe, ha scelto di aprire la presentazione delle domande anche a quei nuclei familiari che non hanno figli o non hanno figli minori, e da questo punto di vista i maggiori carichi familiari si hanno nei territori meno urbanizzati e quindi nelle zone rurali, una transizione che viene dalla notte dei tempi, che dovrebbe addirittura
possibilità, un'opportunità di continuità assolutamente concreta. Terza linea di attività, se mi fermo, come si fa tutto questo? Con quali risorse umane? Che cosa immaginiamo di caricare sugli uffici dei comuni, considerando appunto la quantità di progetti da prendere in carico e di persone, scusate, da prendere in carico e di progetti da attivare? Questa cosa si fa con un'attuazione straordinaria di potenziamento degli uffici di piano e dei servizi sociali dei comuni, che è interamente finanziata da risorse del Fondo Sociale Europeo, del Programma Operativo Nazionale. Il servizio pubblico, intanto diciamo, tutti gli ambiti territoriali conoscono già la situazione finanziaria a cui possono accedere, e con queste risorse, se io non ricordo, subito dopo aver concesso il beneficio, per fare l'istruttore delle domande e così via. Ci sono questi 700.000 euro anche per potenziare alcuni servizi, faccio ancora una volta l'esempio del segretariato sociale, ma non solo, per la persona sorda che richiederà l'interprete LIS è possibile attingere anche queste risorse, per la prima volta, cioè, lo dico in particolare agli assistenti sociali, non è che se serve potenziare la struttura dei comuni si dice andate al piano di zona. Sì, il piano di zona c'è, ma c'è dei servizi ordinari, quelli che devono essere assicurati all'intera popolazione. Siccome c'è bisogno di concentrare uno sforzo sui nuclei familiari che hanno un bisogno sociale e economico più forte, beh, questo sforzo, questa concentrazione di risorse si può avere solo se ci sono risorse aggiuntive. E questo devo dire che sia le regioni che ACI lo hanno fortemente preteso dal governo nazionale, e in poca inclusione declinando in questi termini è stata la risposta che tutti attendevamo. L'attivazione dei progetti, diciamo, se come ci auguriamo gli ambiti territoriali inglesi rispondono tutti, entro il mese di settembre stiamo lavorando anche noi insieme agli ambiti, la risposta in questi termini sarà quindi attivata realisticamente già nel mese di ottobre, anche perché la possibilità della spesa decorre dal momento della presentazione del bando, quindi questa cosa sarà già possibile, così come all'interno di queste risorse potranno essere presi i fondi necessari per esempio dare copertura alle convenzioni con i CAF, che in qualche modo sostituiscono in Puglia i segretariati sociali comunali per la presentazione delle domande e così via. Si tratta insomma di un'opportunità anche questa, assai concreta e ben finanziata per un triennio e poi per il successivo triennio. Quindi diciamo, il mio intervento per darvi l'idea di quanto, diciamo, tutti dobbiamo essere impegnati per il funzionamento di questa misura, non dipende dalla riuscita della misura solo dalla regione o solo dal comune di Mattano, solo dal comune di Carmera o da tutti i comuni dell'ambito, dipende da una corresponsabilità di tutti gli attori sociali, pubblici e privati di questo territorio, e per la prima volta, ripeto, si è pensato un momento prima e non dopo, un momento prima dell'attivazione della misura, a tutti gli strumenti che consentano di renderla effettivamente accessibile per i cittadini e sostenibile nel tempo per l'intera rete dei servizi e delle strutture che devono essere coinvolte. Mi fermo e magari ci sono delle domande. Allora, se posso una domanda, sì, Carina. Sono direttore dirette dell'istituto autodensivo. È bravissimo, è bravo. Per me, per esempio, la scuola. Ecco, io ho letto molto velocemente tutto un po' capire, però non mi è chiaro quanto penso che si sente un mondo. Allora, per esempio, per possibili fruitori di questa misura, io per esempio individuo quelle famiglie della mia scuola, sono tante, di alunni che noi, di famiglie che noi aiutiamo, per esempio con i libri dati in comunato d'uso,
strumenti musicali, la possibilità di fare partecipare nel gita, o con i mezzi, diciamo, le poche risorse della scuola, oppure con l'attività di solidarietà che mettiamo in campo nell'istituto. Ecco, quindi volevo, appunto, sono qui proprio per questo motivo, perché per esempio per me le insegnanti che conoscono queste situazioni possono già esatto, e possono rilanciare. Sì, però aspetti poco dopo, questa è la prima parte. Adesso voglio capire però il meccanismo dell'incrocio, io non sono riuscita a capire tra la domanda e l'offerta. Quindi se ci saranno queste, adesso non voglio dire numeri, no, bene, perché come dicevate voi poi ci sono i vincoli del reddito, i vincoli di altro tipo, ci sono queste 20, 30, 50 famiglie che fanno la richiesta, poi il meccanismo del microfono come funziona? L'ambito mette a disposizione, ho capito, questo progetto con una serie di attività, di possibili diciamo, attività che si svolgono. E poi l'incrocio come avviene? Allora, la famiglia X domani mattina presenta domanda. L'ambito territoriale istruisce questa domanda dal punto di vista amministrativo, cioè in presenza, assenza dei requisiti. Se la domanda ha tutti i requisiti necessari, quindi 6.000, intervenire, quindi ho attitudini per la manutenzione.
cultura pomeridiana anche della biblioteca scolastica per farla diventare poi in questo senso mi permetto di dire se come regione abbiamo fatto uno sforzo considerevole per alleggerire i comuni dal carico di lavoro legato alla fase di presentazione delle domande per cui i cittadini non vanno da casa o vanno in capo, non vanno ai comuni per la presentazione delle domande, perché tutta Italia devono andare ai comuni, quello che vi suggerirei è proprio di intercettare, diciamo che lei è particolarmente sensibile ed è già molto orientata rispetto a questo, ma di intercettare tutte quelle realtà, diciamo, almeno una per comune, ma io penso sicuramente di più, e magari supportare nella costruzione della materia, è molto semplice, però fare in modo che tutti gli istituti comprensivi o l'EO, anche l'UPA, possano fare questo tipo di progetti integrati, per cui la stessa persona, la mattina nella scuola per l'infanzia fa molto sociale, poi assicura l'apertura alla guardiania o non so che altro, ora la manutenzione dell'arredo scolastico e così via, è sicuramente importante. È chiaro che un'altra figura è quella che supporta i bambini nel pre e post scuola, e infatti da questo si parla la cooperativa il DAO, questo progetto, proprio perché ha un'esperienza consolidata, sono gli iscritti nel registro regionale, hanno l'autorizzazione al funzionamento, sono iscritti nel catalogo, hanno un'esperienza consolidata nell'ambito del lavoro con i minori e quindi si candidavano avendo anche all'interno le competenze per poter tutorare poi, no, il progetto, a fare questo lavoro che penso che sia un servizio che molti in termini di conciliazione, molte famiglie ormai chiedono a Calimera perché le madri spesso sono costrette ad allontanarsi dal domicilio per l'inizio del lavoro, ben prima dell'inizio delle attività scolastiche e quindi necessitano ovviamente di un ausilio che non può oramai essere più garantito, non si può pensare di garantire con il supporto familiare, perché in alcuni casi esiste il supporto familiare dei genitori, dei nonni, in altri casi invece questo non c'è, quindi bisogna dotarsi di quegli strumenti adeguati per far sì che la conciliazione non sia solo un principio ma sia poi effettivamente attuabile e alle donne in particolare sia consentito di lavorare nella stessa misura e con pari strumenti rispetto agli uomini. Altre domande? Maria, non lo so se io non ho già iniziato a lavorare sul progetto. Sto lavorando sul progetto, io vorrei avere qualche chiarimento sulla parte della formazione, che riguarda la formazione, perché ho visto, io man mano sto prendendo l'esame in punti e ho visto che c'è un punto che richiede l'attivazione della formazione richiesta, ho visto che c'è un catalogo regionale, quindi chiedere a me che tipo di allora abbiamo. La formazione è una delle quattro componenti del progetto di inclusione sociale ed è una componente virtuale. Che cosa significa? Che il soggetto che presenta la manifestazione di interesse, quindi la cooperativa piuttosto che la scuola, piuttosto che il comune, eccetera, dice io ho bisogno di persone che sappiano, prendiamo il luogo sociale della scuola per l'infanzia, che sappiano coltivare piante, non necessariamente devono essere esperti giardinieri, ma devono saperlo fare. Però siccome quella scuola, adesso sto diventando totalmente, vuole ripristinare un angolo di macchia mediterranea, bisogna essere esperti, avere delle competenze specifiche su un argomento di botanica che adesso nemmeno conosco. In quel caso, il soggetto proponente attraverso il catalogo, quindi va a consultare il catalogo e dice ok, siccome il catalogo è organizzato, beh, proposta formativa con criteri di ingresso, criteri e requisiti di sbocco dell'attività formativa.
che tu stesso ti riconosci, ma alla fine hai anche un pezzo di carta che è spendibile nel mercato del lavoro, per cui sei veramente un'altra persona rispetto a 12 mesi prima, cioè hai un'opportunità di inserimento. Red non garantisce posti di lavoro a nessuno, nessuno mi prometta, nessuno alimenta aspettative sbagliate, però se si riesce a chiudere il cerchio, in questo senso la formazione è importante, non è necessario sempre, perché se io ho un giardiniere licenziato ieri che ne sa più di tutti quanti noi messi insieme, che gli faccio fare a fare la formazione per il rosmarino, quello è una macchia di verdade veramente in ma noi per esempio possiamo chiedere un titolo di studio ovviamente idoneo. Assolutamente sì, e poi fare una formazione interna, nel senso quella però non la pagherà nessuno, quello sto dicendo, cioè è il minimo che si richiede, l'organizzazione che accoglie come minimo deve poter trasferire know-how, quella formazione interna, mi sono solo chiaramente già insegna per tante cose, quantomeno c'è lo scambio, quindi quello è il minimo sindacale che viene chiesto all'organizzazione, è in qualche modo la moneta di scambio, tu hai una persona che non devi dare lo stipendio, in caso trasferisci una parte della tua sensibilità. Per due ore viene impiegato nel preposto scuola, no? Poi per esempio indicativamente adesso due altre ore viene impiegato per fare questa formazione, quindi il cittadino a queste due ore che impiega per fare la formazione nella mia struttura, cioè non verranno riconosciute. Allora il progetto è fatto in modo tale che il tirocinio intanto è articolato su 12, 18 e 24 ore settimanali, non ricordate, 12, 18 e 24. Le 24 ore sono settimanali e sono in media e nessuno può venire a dire guarda che devi fare solo lavoro, ma nessuno può chiedere lavoro. Infatti io avevo previsto le 12 ore nella sede della cooperativa come formazione, le 12 ore invece nella sede della scuola per il servizio delle prove. Ma allora, questo tipo di attività potete fare senz'altro, non c'è nessun dubbio, nel senso che quello che voglio dire però è che lo svolgimento all'interno della scuola o che suppone che già a molti ci sia un protocollo di intesa tra scuola e professore, no, oppure io consiglierei addirittura il progetto che vi si è presentato per una parte della cooperativa e per un'altra parte della scuola, lo dico anche per questo, così vi do qualche elemento in più anche per parlare con tutti i dirigenti scolastici, perché il numero di dipendenti che ha un istituto comprensivo è significativo, quindi la possibilità di attivare più tirocini rispetto al numero di dipendenti della cooperativa fa rendere più interessante il progetto stesso, quindi se c'è un rapporto sociale, informativo eccetera importante, conviene che l'attivazione sia della cooperativa, quindi per la scuola e qualcos'altro, perché il numero di dipendenti non è tale, però la manutenzione, l'apertura pomeridiana della biblioteca eccetera, forse conviene che sia un progetto, io farei una fine dell'istituto comprensivo, quindi fare due di progetti addirittura, questo penso. La cooperativa segue il PEMBUS, il PEMBUS, cioè l'accompagnamento dei bambini, sì, scuola, un particolare supporto ad alcuni ragazzini o ad alcuni bambini all'interno del percorso, sia costitutivo delle figure di assistenza specialistica, ma c'è tanto bisogno anche perché ormai i dirigenti non riescono a chiedere al personale ATA anche un minimo sindacale, da quello che so. C'è bisogno di figure di sorveglianza, perché in alcuni casi sorveglianza di accompagnamento, perché in alcuni casi anche di non conclamata ancora disabilità che ne abbiamo. In questo caso il coordinamento della cooperativa è più importante perché c'è un rapporto sociale, c'è un monitoraggio degli operatori, invece il coordinamento diretto della scuola fa tutta una serie di attività che sono più tipo di logistica, da digitale, la biblioteca, la manutenzione eccetera, forse è meglio che lo faccia direttamente nella scuola, anche perché può attivare un numero maggiore di tirocini. Questo è veramente un caso che può essere un po' altro, potete ragionare parallelamente, non in alternativa. Poi un'altra domanda era riguardo appunto alla presentazione, ho capito che si possono presentare nell'ambito della stessa manifestazione di
interesse più progettuale. Però mi chiedevo, nel momento in cui viene inviato il progetto, no? Poi in un secondo momento, si può, la piattaforma si può... Sì, sì, perché si genera, no? Il soggetto, la cooperativa in questo caso, con il suo rappresentante legale o delegato, attiva dato un codice che profila la cooperativa e attaccata a quella manifestazione di interesse, c'è un progetto numero uno, sì. Poi per 10 giorni con lo stesso codice pratica si attiva un progetto numero e i progetti possono essere diversi per attività, ma anche diversi per sedi, quindi il progetto Pedibus più preposto scuola di Calimera, quello di Mattana, quello di eccetera eccetera, possono essere anche progetti distinti se si articolano con modalità differenti eccetera. Questo è stato un dubbio, direi che si cumula il numero però dei tirocini. Ecco, infatti questa è la prossima domanda. Yes. Sì, va bene. Ok.